Renzi, Grasso dice le sue parole sono inaccettabili. Allora, cosa risponde? Grasso giusto, dice... lei è qui davanti con... le sue parole sono inaccettabili. Il presidente del Parlamento Europeo, nonché candidato del Partito Socialista Europeo alla guida della Commissione Europea. Naturalmente il Partito Democratico sostiene e supporta la sfida di Martin Schulz. È una scommessa molto importante, anche perché la scommessa di Martin Schulz è una scommessa che prova a cambiare l'Europa. Noi cercheremo di farlo insieme e naturalmente il mio è stato un in bocca al lupo a Martin per i prossimi 15 giorni. Lavoreremo insieme e lavoreremo per cambiare questa Europa. Mio nonno, i miei nonni hanno combattuto in Europa, uno in Francia e uno in Grecia, uno contro i francesi e uno contro i greci. Mia mamma piangeva di fronte al muro di Berlino, che andava giù simbolo di unità che veniva recuperata. La mia generazione è quella dell'Erasmus, ma anche dei voli low cost e dello scambio culturale come un elemento chiave della vita e dell'esperienza di una generazione integralmente europea. Per i miei figli sogno, penso e lavoro per l'idea degli Stati Uniti d'Europa, che abbiano la forza dei piccoli passi ma la grandezza dell'orizzonte ampio. Abbiamo sentito in questi giorni polemiche vergognose da parte di alcune forze politiche italiane, che hanno chiesto di bloccare l'operazione Mare Nostrum, che sta impedendo 1, 2, 10, 100 Lampeduse, semplicemente perché, così ci è stato detto, dobbiamo lasciarli stare da soli. Io trovo che sia fondamentale invece che l'Italia si assuma le sue responsabilità, ma nel momento in cui lo dico vorrei che fosse chiaro che non passerà giorno della nostra presidenza e prima ancora il Consiglio europeo di giugno sotto la presidenza greca in cui noi non faremo notare l'assoluto, evidente, stridente contrasto tra un'Europa che afferma dei valori e che rischia di non praticarli quando nega la possibilità a queste nostre fratelli e sorelle di poter essere accolti non soltanto in Italia ma anche negli altri paesi. Ogni riferimento alle, a mio giudizio, condivisibili richieste di una better regulation da parte del primo ministro inglese David Cameron sono assolutamente volute. Abbiamo bisogno di un'Europa che sia più light nelle regole, che non ci spieghi tutto nei dettagli ma che ci aiuti a corrispondere con degli obiettivi chiari a dei valori precisi.